Non so se conoscevate già questo video, l'ho voluto presentarvi perché secondo me ci sono diversi spunti anche per le lavorazioni, sia per il giunto, sia per insomma, la stesura anche delle fibre. Comunque ve lo ritrovate poi nella presentazione, eventualmente poi chiaramente lo potete rivedere e Quindi trarre. usa fibre di carbonio. Sì. E per gli utilizzi c'è da sperimentare, si possono usare chiaramente colle, resine. Chiodature, filettature o giunti anche appositamente costruiti. Le legature, si parlava prima dei ponteggi nel settore dell'edilizia. Qui c'è un documento, comunque sempre nella cartella che vi lascio, nella quale sono riportati alcuni giunti usati anche non solo, ma anche in edilizie e realizzati ad hoc. Niente di strano e magari potrete trarre spunto per qualche idea per realizzare un giunto di questo tipo per le varie connessioni. Sì, qui ci sono alcuni errori da non commettere. Chiaramente la resistenza, mentre il bambù è molto resistente alla compressione, anche alla trazione, presa la canna per intero, perché poi c'è sempre da distinguere se prendi la canna per intero o se prendi il legname tirato fuori dalla lavorazione della canna, quindi dallo spessore della canna in buona sostanza. Il comportamento è diverso. Se utilizzi la canna per intero, è molto resistente alla compressione, alla trazione, però non lo è altrettanto alla flessione, perché chiaramente ha delle zone di innesco, degli sfozi, per cui facilmente, diciamo, può essere, a secondo anche delle sue caratteristiche, potrebbe essere soggetta a rottura. E andare a inserire in maniera inopportuna un foro e quindi una sollecitazione anche in prossimità del nodo, per esempio, oppure un foro non opportunamente realizzato, può essere fonte di rotture. Qui un giunto per il settore dell'edilizia, perché tenete conto che in molti paesi effettivamente si utilizzano nell'edilizia per fare i ponteggi, addirittura si utilizzano anche per fare pilastri in cui viene utilizzato, magari al posto del metallo ci usi la canna per fare il pilastro, per le sue ottime doti di resistenza. Un altro tipo di giunzione. Con una diciamo chiavetta, chiamiamola chiavetta, altri tipi di giunti, questi si usano nel settore dell'edilizia, sono fatti in metallo, si calettano all'interno della canna, all'estremità, gli si cola del cemento all'interno e poi vengono utilizzati per la connessione diciamo alle canne successive per migliorare di molto la resistenza. Quindi anche queste tecniche di utilizzo di materiali riempitivi per diciamo, rendere la canna più robusta può essere uno spunto per migliorare le capacità di assorbire i carichi da parte della canna stessa. Tipologie di giunzioni, se ne vedono qui di diverso tipo, sono molto ben fatte, ci vuole molta manualità chiaramente per acquisire la tecnica per realizzare. Sicuramente mi ricordo il nome di Ajopang. Agyapong, chiedo scusa, lui sicuramente sarà molto addentro alla materia, ecco. Ecco, guardate che belli, anche questi si vedono molto nella realizzazione dei manufatti per arredamento, nelle sedie di abbinamento tra bambù e rattan. Ecco qua. Vabbè, qui ci trovate tantissimo altro materiale, ecco, giusto per. Ecco, è qui. Ecco qua. Sì, ma va bene anche così perché non c'è testo. Comunque, c'erano alcune fasi, anche qua andrò veloce, vi faccio vedere quelle più importanti sul campo di lavorazione di. Mi sembra accelerato pure di suo questo, no? Ecco.
Una sega circolare, attenzione qua sempre alla sicurezza. Tutti questi video presi dall'Oriente sono una cosa drammatica. Però mi faceva piacere farvi vedere questo per le dimensioni della canna, che sono molto diverse rispetto a quelle normalmente, e perché mostrava, ecco, qualche tecnica di lavorazione sul campo. I resti, tra l'altro, anche qui dietro si vede tutta questa montagna di segature, comunque può essere utilizzata magari per fare un impasto, per fare insomma, dei componenti per riempitivo, non so, ci si può inventare anche dallo scarto. Ecco. E notate anche lo spessore, poco fa parlavamo degli spessori che c'è sto bambù, variabili da pochi millimetri a centimetri, perché qua stiamo parlando di 3-4 centimetri almeno. Questa è la parte basale della pianta, ecco la. Ecco, vado un po' più veloce qua, ecco la rifilatura, va bene. Poi con la fresa, con una fresa a tazza, realizza un po' la parte estrema, molto simile al giunto della bici, no? La parte che signore di prima stava realizzando questa banale fresa a tazza con cui va a incidere. Chiaramente in dimensioni più piccole si trovano. Sì, no, infatti. Ah, no, no, ma queste qua comunque si trovano facilmente, no, ve lo dico, infatti il passaggio successivo era questo, si trovano facilmente non di queste dimensioni, ma più piccole, sono in kit, 5-6 pezzi, sono impilate una all'altra, insomma anche di poco costo, ecco. Ecco qua, vabbè, qua vado un po' più veloce, ecco qua la finitura. Comunque sono tutte operazioni che si possono sperimentare. Attenzione, questo è un pazzo, va bene. Come c'è, cioè, no, il terreno poco fa, cioè, ecco, attrezzi a terra, roba da. Non fate mai queste cose, mi raccomando. No, vero? No, state attenti, c'è, cioè, bene. Va bene, qua mi pare che non ci salta fuori con sta cosa. Va bene. Come? Superano questi limiti? Ah, va bene. Esempi di giunzioni. Esempi di giunzioni con. Accelero un po'. Va bene, questo un po' in sintesi ecco qui, e l'ultimo. No, mi rifiuto, ok, andiamo all'altro. Va bene, proviamo. Però se mi fa lo scherzo dei 5 secondi. Ah, ecco, bravo, ci abbiamo fatto. Allora, ecco, qui c'è quell'esempio della piegatura che diceva qualcuno di voi. In realtà è una piegatura a metà, insomma, nel senso che lui incide, fa dei tagli, cioè riesce a piegare. Poi, sì,
sta litigando con la canna, ok, riesce a piegare, però era interessante perché era una tecnica particolare, eseguendo dei tagli e poi realizzando questa piegatura a 90 gradi che poi può essere consolidata magari con delle fibre, era interessante per questo. A parte il tipo che mi sembra simpatico. Ecco, vado più veloce. Comunque fa una successione di incisioni a distanze più o meno regolari. Sì, le fa abbastanza profonde, sì. Avrà fatto almeno un centinaio di prove prima di evitare di. Vabbè, la tecnica è quella, avanzo un po'. Ok, fa sempre sti tagli, ne fa un certo numero. Dopodiché, ecco, forse il passaggio che è curioso perché sembrerebbe si dovesse rompere sta cosa, no? Dice, lo tagli quasi alla fine, in realtà la fibra che resta è abbastanza robusta, una volta ci hai dato sta forma, comunque, ripeto, poi sicuramente va consolidato con affasciato in qualche modo. Ecco. Era anche curioso perché magari sono cose che uno non ci pensa, no? Dici, ma come faccio a fare sta cosa? Beh, sono delle tecniche, ecco, sì, sta simulando di avere, in realtà se fa uno sforzo in più si rompe. Vabbè. Impossibile, lui dice, sì, va bene, no, era, insomma, fa finta di applicare uno sforzo, in realtà non va bene. Ecco, questa slide volevo riassumere, se avete qualche curiosità, qualche domanda fate pure. I pro e i contro dell'utilizzo di questo materiale. Come pro ho annoverato la rapida crescita, l'elevato assorbimento di CO2, la versatilità d'uso, avete visto insomma quante applicazioni ci sono e chissà quante se ne possono fare ancora. Vantaggi energetici ed economici per la trasformazione. Co come contro l'attacco a insetti per appunto la presenza di amido al suo interno, dei limiti per quanto riguarda le lavorazioni, per esempio è difficile utilizzarlo e fissarlo attraverso dei chiodi perché andrebbe, a meno che non ci fai magari un preforo, se ci chiaramente se utilizzi dei chiodi per fissarlo facilmente, facilissimamente si rompe proprio perché va a incidere le fibre e crea degli inneschi di tensione che lo rovinano inevitabilmente. Non sopporta molto bene lo sforzo di flessione, è resistente, però sicuramente non quanto la compressione o la trazione. È necessario riempire gli spazi vuoti, tra gli internodi, chiaramente. La lavorazione dei bambù e i tagli sono molto specifici e è necessario essere molto, come dire, esperti, nel senso bisogna fare parecchia esperienza per riuscire a realizzare le giunzioni. Spesso e volentieri, soprattutto nei paesi di origine, mi ricollego alla riflessione fatta poco fa, si usano agenti chimici per la lavorazione, anche nei filati per esempio, o anche nelle stesse canne per preservarle. Quindi attenzione a seconda dell'utilizzo che ne va fatto. Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, volevo citare, ma molto brevemente, i carichi principali cui sono assoggettate poi delle strutture di diverso tipo, strutture meccaniche o anche in questo caso i telai che andrete a realizzare. Nella meccanica si individuano gli sforzi principali, nella meccanica comunque in ingegneria in generale si individuano sforzi principali e sforzi combinati, ma darò un brevissimo cenno solo per non tediare perché la materia è molto ampia.
Lo sforzo assiale è quello che si applica, banalmente prendete per esempio la penna, una suttura lineare che si estende in lunghezza, poggiandola magari su un punto di lavoro e applicando un carico nella direzione assiale, si ha un carico, una forza assiale in questo tipo, che può essere di due tipi, o di compressione o di trazione. La forza di taglio è quella invece che si ottiene ponendo per esempio la nostra penna o comunque una suttura filiforme fissata alle due estremità e applicando un carico in prossimità di una delle due estremità. In questo caso c'è una forza che tende a far scorrere i due piani prossimi a quelli a cui si applicano le forze nelle direzioni opposte. Questo è l'esempio di una forza di taglio. C'è la forza di flessione che si ottiene anche per un esempio sarebbe quello di come si ottiene un esempio fissiamo per esempio la nostra penna ad un piano fisso verticale in maniera rigida esercitiamo all'estremo opposto un carico nella direzione verticale avremo un esempio di carico di flessione. Cosa succede? Le fibre superiori della penna andranno a essere tirate in trazione, mentre quelle sulla parte inferiore andranno a essere compresse. Questo è un esempio, per esempio, di forza di trazione. A differenza degli altri due esempi precedenti, forza di carico assiale e di taglio, nei primi due casi il carico è uniformemente distribuito sulle sezioni critiche. È molto più semplice capirlo nel caso del carico assiale. È chiaro che se applico una forza uniformemente distribuita sulla mia penna, tutte le sezioni saranno soggette a una stessa forza. Nel caso del taglio, la sezione trasversale univocamente sarà soggetta alla stessa forza. Nel caso della flessione, invece, si ha una differenza tra le fibre tese superiormente e saranno soggette a sforzi differenti a secondo che considero quelle vicino al punto di ancoraggio rispetto a quelle estreme. Le fibre superiori saranno, ripeto, soggette a uno sforzo di trazione e il carico sarà tanto più elevato, tanto più mi avvicino al punto di ancoraggio. Invece sarà molto più basso in prossimità del punto in cui io applico la forza e questo è un po' intuitivo. Ripeto, con una questo esempio ve lo porto perché si capisce come c'è una differenza, magari a parità anche di un carico applicato come valore. Dico banalmente, per esempio, applico un carico di una massa di 1 kg all'estremità, gli effetti della massa di un chilogrammo per quanto riguarda le sollecitazioni sono differenti a seconda della porzione di geometria che sto esaminando, quindi il punto che sto prendendo in esame, e a seconda del carico, perché chiaramente dipende sia e a seconda anche della modalità di applicazione del carico. Appunto, risulterà differente a seconda del carico assiale, di taglio, di flessione o poi via via più complicato dei carichi appunto più complicato dei carichi composti in questo caso. In linea generale nella vostra bici ho identificato qui il carro posteriore, la sella, il manubrio e una schematizzazione, si chiama in gergo un diagramma di corpo libero che fa vedere lo schema principale con delle linee del telaio e questo può essere di indicazione magari anche per fare qualche schizzo e delle forze che vanno a scambiarsi. Chiaramente qui non c'è la parte del movimento centrale, anche perché poi le cose si possono complicare di molto. Questo è uno schema di base in cui fa vedere le forze principali e nel caso del telaio i carichi, essendo una struttura reticolare, cioè una specie di reticolo, sono soprattutto dei carichi di tipo assiale, vanno a incidere in maniera uniforme su tutto diciamo, il telaio, anche se a seconda chiaramente poi del tratto di telaio gli sforzi sono differenti, però su ogni tratto in linea generale gli sforzi sono abbastanza uniformi. Ripeto, parliamo a questo livello degli sforzi principali, poi la dinamica dello scambio delle forze su un telaio è veramente molto complessa, dipende chiaramente dall'utilizzatore, dal terreno, dal modello di bici, dalla
la zona che stai esaminando, la zona prossima alla sella, piuttosto che quella in prossimità della pedivella, piuttosto che sul carro posteriore. Questo era sì, un video dell'associazione, mi pare sempre legato alla bici. Questo è riportato sempre anche sul sito dell'associazione, mi pare un esempio di costruzione di bici. Ecco, sì, è un kit sì, di montaggio. Sì. No, comunque è interessante perché ci fanno una scatola che praticamente ti spedisco con tutte le istruzioni di montaggio, avete visto la Dima, insomma, anche nell'ottica di poter avviare qualche attività, insomma, di vendita di biciclette nel futuro, mi auguro, può essere, si può trarre qualche spunto, ecco. L'idea soprattutto molto potente di realizzare, anziché magari spedire la bicicletta, come dire, già costruita e comunque ha dei costi più elevati, loro vanno a risparmiare molto sui costi di trasporto, perché chiaramente le dimensioni, sono molto contenute. Oltre a colpire la clientela con l'idea di costruirsi da sé in fondo la bicicletta, che poi ci devi mettere del tuo con la scatola di montaggio. Composite Technology, ecco, non so se volete fare una piccola pausa. Che ore sono adesso? Sono mezzogiorno, come preferite, ma giusto, ma 5 minuti se volete. Sì, però, ecco, sì, no, facciamo 10 minuti, ma non, perché sennò poi sforiamo, secondo me. Se vi va, fate voi. Come volete, ah, per me possiamo continuare. Potete anche sfogliarlo, magari c'è qualche. Ci sono tante notizie interessanti. Sì, qui i link ahimè non vanno. Citavo anche, in realtà andava messo su la costruzione di bici in carta. Qualcuno in Israele si è inventato di fare la bici in carta. Su internet trovate dei video molto interessanti. Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, confronto con i materiali sì, ordinari, da una parte con sì, il legno, dall'altra con materiali di uso comune, l'alluminio e il ferro, giusto per dare qualche indicazione, in questa colonna è annotata la densità in chilogrammi metro cubo, la fibra di bambù ha una densità, diciamo, media, in linea con quella che può essere quella del legno, molto al di sotto chiaramente rispetto a quella dell'alluminio o del ferro.
Quello che lo rende interessante normalmente è questo numeretto, il modulo di Young, che individua il comportamento elastico del materiale. Nel caso del bambù si vede che è quasi il doppio rispetto ai legni, al legname, ma chiaramente anche se è noto come l'acciaio vegetale è chiaramente molto al di sotto delle caratteristiche tecniche di materiali metallici, però comunque se lo confrontiamo con quello dell'alluminio è circa un terzo dell'alluminio, cosa che lo rende di sicuro interesse rispetto appunto all'alluminio. Qui ci sono due tabelle di confronto, sono due studi fatti in occasioni differenti, però sono riportati il modulo elastico, la resistenza a trazione, a compressione e a flessione, sono quei cenni cui vi facevo prima e tutto sommato sono numeri congruenti tra di loro, però mostrano delle discordanze a secondo della specie fatta e del laboratorio che ha condotto le prove. Qualche altro dato, qui un confronto sempre sul modulo di Young, il modulo che individua il comportamento alla deformazione elastica, cioè eserciti uno sforzo per esempio di trazione, fino a che punto il bambù è in grado di deformarsi e ritornare poi alla forma di prima senza snervarsi e quindi rompere le fibre. Questo è un po' in sintesi il succo, il significato di questo valore. E confrontato con per esempio il legno piuttosto che con il cemento, si vede che ha caratteristiche simili. Ritornando anche al discorso dei pilastri, magari fatti con questo materiale. La durezza lo rende molto interessante rispetto ad altri tipi di legno, ecco il motivo per cui si sta diffondendo per fare del parquet. Qui sempre in quest'ultima slide, qui in basso a destra, il confronto sempre del famoso modulo di Young, rapportato però alla massa di materiale. E questo è il rapporto appunto del modulo rispetto alla massa e ciò lo rende confrontabile con diversi materiali di uso ordinario. Qui sono riportati giusto per significare il cemento e l'acciaio e in questo caso addirittura ha un rapporto che è pari a 33 e confrontabile con quello dell'acciaio. Quindi come rapporto fra il modulo e la massa. Altri dati che vi potrete ritrovare, ma non vi assillo con questi numeri. Comunque ci sono dei confronti fra acciai, materiali plastici e le nostre fibre. Fibre vegetali, ecco, questa è l'altra sezione in cui volevo dare qualche spunto di possibile utilizzo di fibre vegetali per applicazioni industriali, meccaniche, comunque in generale nel settore delle costruzioni. Questo vediamo, ecco, non mi si apre. Ok, come mai? Vabbè, vediamo questo qui. Non so come mai mi è saltato capitolo 1. Va bene, non importa. Roma era un altro documento. Orange Fiber è una società che è nata a Catania già da qualche tempo. Sono due ragazze molto giovani che hanno creato questa azienda, una startup. Si prefiggono di riutilizzare gli scarti degli agrumi, ciò che resta dalla spremitura degli agrumi, per realizzare dei tessuti e sono ad una fase avanzata della sperimentazione. Ciò che in realtà è ritenuto uno scarto e comunque un problema, poi andare a smaltire
i resti della spremitura degli agrumi, soprattutto nelle grosse aziende in cui ci fanno questi succhi di frutta, sono tonnellate di materiale. Loro hanno pensato, attraverso dei processi ben specifici, di riconvertirlo e farci un tessuto. Sembrerebbe addirittura che abbia la capacità di rilasciare, cedere al corpo la vitamina C. È chiaramente tutto da vedere, però stanno avendo molto successo anche a livello nazionale. Un articolo vi riporto dalla rivista del progettista industriale, in cui ci sono diversi esempi di come pian piano, anche per esigenze, forse vi accennavo prima, di rispondere alle normative europee che obbligano via via all'impiego di materiali naturali nella industria, si stanno sempre più orientando verso l'utilizzo di la ricerca innanzitutto e poi l'utilizzo di fibre naturali. Attenzione, c'è sempre da chiedersi però quanto impatto ha tutto questo discorso, perché sì, magari uso la fibra di canapa piuttosto che lino, però il processo per poter rendere utilizzabile una fibra di canapa, ma giusto per esempio, magari può essere anche più inquinante dell'utilizzo o applicazione di un materiale ordinario. C'è una branca dell'ingegneria che si chiama Green Design in generale e si propone allo scopo di andare a esaminare quanto impatto ha sull'ambiente un qualunque processo produttivo, da quando prendo la materia prima a quando lo dismetto, e esaminare l'impatto ecologico sull'ambiente. Ci sono dei programmi oramai molto sofisticati che fanno questo e ti dicono che se fai quest'operazione con questo materiale, con questo processo, inquini tot, se fai invece sto manufatto con questo materiale, con questo processo, inquini tot. Così ci si orienta verso quello che è più ecologico. Per esempio, la produzione di un pannello fotovoltaico per la generazione di energia elettrica, è vero che produce energia pulita, però ha avuto un impatto a livello ambientale sul pianeta, perché per produrre il pannello è chiaro che ho dovuto mettere in movimento dei mezzi meccanici che hanno inquinato, ho dovuto mettere in movimento un'industria che comunque inquina, ho utilizzato dei materiali e quindi ho degli scarti che inquinano, c'è comunque un impatto sull'ambiente. Ci sono delle stime fatte attraverso questi potenti strumenti di calcolo secondo cui il bilancio si azzera tra quanto inquinato e quanto poi riesca a produrre in maniera pulita dopo circa 2 anni. Cioè, io metto sul pannello, lo produco, poi lo installo, ho bisogno di 2 anni per andare a pari, per compensare, perché da quando lo installo chiaramente non utilizzo più la fonte di energia convenzionale che inquina, e quindi sono rispettoso dell'ambiente, e riesco ad andare a pari con l'inquinamento che ho prodotto per realizzare il pannello dopo circa 2 anni. Dopodiché è tutto effettivamente energia pulita. Quindi quando si produce, attenzione, che c'è sempre in ogni caso un impatto, e questo è un argomento che si colloca appieno dentro questi esempi, perché c'è molta attenzione, molta ricerca, e ok, fa molto orecchio, no? Ho prodotto il pannello con la fibra di bambù piuttosto che il collino, però poi bisogna effettivamente nella realtà vedere quanto ho inquinato. Qui ci sono degli esempi, la concept car di Toyota è uno studio, un prototipo che loro hanno realizzato, che la Toyota ha realizzato, un'auto elettrica, si chiama MIUI, e pavimento interno e tetto sono realizzati in bambù. Alcune resine possibili termoenduranti possono essere ricavate da materie prime naturali. Questo per ricollegarci al discorso di poco fa, quindi alcune resine possibili e termoindurenti possono essere ricavate da materie prime naturali. Solvay è impegnato nella produzione di epicloridina, ad esempio, da materie biologiche. Poi c'è un altro esempio qui di Toyota. Sulla Camry sono inseriti componenti ricavati da scarti di fibre di cotone naturali. Sì, in Giappone, molta evoluzione. Qui mi faceva un po' ridere questa immagine, perché praticamente il telaio dell'ultima versione della Biomobile è realizzato con un biocomposito a base di fibra di banana. Sembra strano, però certo, in curva bisogna stare un po' attenti, che cioè, magari scivoli, no? Però era simpatico.
plastiche rinforzate. E poi qua mi pare c'è qualche altro esempio, esattamente la Panasonic che ha ricavato un altoparlante con fibre di bambù, oltre che gli interni della BMW realizzate con pelle, fibre di Kenaf e lana naturale. Il Kenaf, forse l'avete visto, è st'albero con queste spine molto imponenti sul tronco, produce una specie di cotone dai fiori. Si vede spesso in giro, ha dei fiori fucsia molto belli. La lana naturale è un altro materiale da attenzionare anche per realizzare, per esempio, a posto della stoffa, cioè valutate per esempio della stoppa, piuttosto per fare le aggiunzioni, valutate se può valer la pena fare qualche esperienza con la lana, che è un materiale veramente molto molto interessante. Bene. E queste sono delle note date dall'Associazione Desai Zingaro di Palermo. Adesso il sito non è attivo, però più avanti, credo che nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere in rete, quindi anche lì ci trovate tanto materiale e anche le schede per esteso che ho qui riassunto. Ho fatto una sintesi di alcune delle piante che si possono utilizzare per applicazioni, appunto per realizzare degli oggetti piuttosto che come fibre. L'agave sisalana è una pianta molto interessante, questa sta avendo molto successo in diverse da più parti. È originaria del Messico, le foglie contengono da 1000 a 1200 fibre longitudinali, e quindi per ritornare a questo esempio di questa foglia, che poi se qualcuno ha voglia di vedere, che ho preso da un amico che ha una resistenza pazzesca, infatti dico devo portarla perché no, è una palma filifera mi pare si chiama, ed è molto resistente, tant'è che presso un amico ho visto sta cosa, molto, sempre molto curioso, dico me ne devo prendere un po', devo farla vedere. Quindi con l'agave si possono realizzare corde, spago, cesti, cappelli, tappeti. Diverse ricerche mostrano come le sostanze che compongono la sisal, così si chiama la fibra, saponine, cumarine, tannini, sono un vero e proprio insetticida che prolungano poi la durata dei manufatti. L'asfodelo, anche questo, vedendo su internet trovate diverse immagini, sicuramente l'avete visto nei campi. Il gambo si usa in cucina, non lo sapevo nemmeno io, in realtà ho scoperto sta cosa. Spero di non sbagliare, perché poi sono curioso, devo provare, però spero di non sbagliare. L'oste però è facilmente riconoscibile, sì, è molto. Sì, eh? Quando ancora non è fiorito, parte dello sfodero giallo, castellato e fritto. Una bontà, infatti. Ah, ok. La parte della radice, il tubero, Ah, anche la radice. vabbè, la radice è tubero proprio perché si estreme, però i cinghiali si Ah, ho capito, mangiano. bene. No, con lo stelo devo provare. A questo punto magari se becco anche i fiori, perché saranno molto buoni e croccanti, li Sono immagino quello almeno. giallo, Ah, però, ok. che fa tipo asparago Sì, sì, quando sì, sì. cresce. Benissimo. Lo stelo, che poi mi pare quando secca diventa molto leggero, viene utilizzato per creare cesti artigianali per la panificazione. Il banano, tornando alla macchina di prima, dalle foglie si possono estrarre fibre tessili per spaghi, corde e altri tessuti molto resistenti, a parte anche la carta del banano. Banana Plaque, materiale ecocompatibile, sviluppato in Brasile. Con lei abbiamo la ferula, Ah, la ferula, sì, infatti la citavo poco, è molto un materiale interessante anche ormai si quello. fanno aspetta Ah, il microfono, sì. amici da casa che ci sono sentite lei abbiamo la ferula che è una pianta tipica della zona delle Murge Sì. che si trova fondamentalmente nelle pseudosteppe e quindi anche si ritrova anche in Sardegna dove c'è lo stesso tipo di paesaggio, e dalla quale si realizzano un sacco di manufatti, tra cui
quello più comune che viene utilizzato molto, veniva utilizzato e viene ancora oggi utilizzato dai pastori, e sono degli sgabelli fatti torre. E a secco, bloccati dai polloni del mandorlo, perché è un altro legno resistente, molto flessibile, resistente, bravo. E c'ha rispetto tipo, è simile al bambù la ferula, perché dentro è cava, c'ha una fortissima resistenza in senso verticale, tipo il femore umano, fino a 500 kg regge, lateralmente però è molto molto fragile. Però la realizzazione di questi scanni, che si chiamano scannetti, sono gli sgabelli, è utile al fatto che sono leggerissimi, perché dentro sono vuoti, però hanno una forte resistenza, e quindi... Sì, non li conosco, perché anche dalle mie parti giù in Sicilia si usano molto. Ho pensato, infatti, quando ho pensato al bambù, ho detto, dalle nostre parti è meglio farla di ferula la bicicletta, è solo che... Il bambù ha una è regolare, cioè la canna di bambù la trovi dritta, e quindi puoi prendere delle sezioni, tagliarle. Invece in natura la ferula devi andarla a trovare proprio quelle. Lo spessore non è così grosso come quello di una canna di bambù. Sì. E comunque con la ferula magari devi fare una selezione più importante per trovare i pezzi dritti. Chiaramente è molto interessante, perché è leggerissimo. È una pianta spontanea. Però può essere interessante pensare se si può indurire con qualche processo interno, perché dentro è molto poroso. Sì. E magari se si può indurire può diventare interessante, magari. Pur conservando, però devi conservare la sua leggerezza, perché il pregio è che è leggerissimo, a fronte poi di una resistenza al carico assiale molto elevata. Però magari con qualche altro materiale, con qualche sostanza, pensare di iniettare delle sostanze dentro per indurirlo, però pensando sempre di mantenere la sua leggerezza. Sì, giù in Sicilia si fa nel settore agropastorale, è molto, molto comune trovarli, sono resistenti, e chi lo sa che non si possa inventare anche qualche nuovo oggetto, perché no? E la canna, la Rundodonax, che infesta tutte le nostre campagne, penso ci sarà anche qua, ce ne saranno ettari e ettari, e anche quella, perché lasciarla lì sta cosa? Cioè magari può essere una risorsa. Per esempio anche qui ho visto alla fiera Ecomondolo dell'anno scorso, sono riusciti a fare il pellet con la canna, quindi tu ti ritrovi una risorsa, cioè gratuita fondamentalmente. È chiaro che bisogna andare a vedere di chi sono i posti, però fare qualche esperienza in questo senso, anche perché è povera d'acqua, comunque ha un contenuto bassissimo e il potere calorifico è molto interessante. La disa, un'altra pianta molto comune dalle nostre parti, cresce a ciuffi, molto resistente. Il cotone, il cocco, materiali ricavati da cocco fin dall'antichità per la sua resistenza. Con le fronde si ricavano stuoie, cappelli, tetti per le capanne, mentre con le fibre ricavate dallo spesso strato fibroso che ricopre il guscio della noce si ricavano corde, che hanno la capacità di non marcire a contatto con l'acqua. Dalle fibre essiccate si possono ottenere anche feltri per l'isolamento termoacustico, e questo è molto interessante, che c'è molta attenzione per il discorso sia del comfort abitativo nelle abitazioni, il comfort acustico, ma anche per il risparmio energetico. Quindi andare a pensare di realizzare dei pannelli con fibre naturali che possono essere coibentanti dell'ambiente può essere di interesse. Qui mi pare c'era un video su come si lavorano le noci di cocco. Vabbè, l'audio non importa, perché tanto, ecco, attenzione alle mani, al solito, c'è un beccato, perché comunque non è un caso che non ho trovato un video di quelli, rispettosi delle regole, perché chi lavora a livello industriale poi tutela le sue idee, tutta la sua tecnologia. Invece lavorando senza, così, in maniera molto un po' spicciola, se vogliono far vedere queste cose, trovi diverso materiale.
qui magari accelero, anche perché il video non è di grandissima qualità. Comunque è una tecnica per far vedere come sbucciare, fondamentalmente togliere lo strato esterno fibroso con cui, che abbiamo visto è molto resistente all'acqua, con cui si possono ricavare delle fibre per utilizzi diversi. Qui mi pare che era ripetitivo, a parte l'incremento delle noci, però ci dà poco contributo. Però mi pare nell'ultima parte c'era qualcosa di... C'è il colpo di scena. Mi pareva di ricordare che... No, speriamo di no, almeno che sia, non sia... No, niente, vabbè. Forse era l'altro video, ecco. Ah, questo è già più altervista, ecco altre. Sì, la creazione di filati, di stuoie. Chiaramente devi avere una disponibilità che qui non abbiamo, però magari per piccole esperienze, magari utilizzare queste fibre per fare sempre le giunzioni può avere un senso. Qua la filatura, ma boh, arriverà a fare il giro metodi artigianali. Va bene. E poi c'è la ferula di cui parlavamo prima, con diversi utilizzi, su pellettili, giocattoli, sgabelli, fico d'India. Avevo in realtà una foglia non essiccata, dentro ha una maglia molto interessante. Qualcuno in Sicilia ci ha fatto anche dei brevetti, componendola poi con... hanno realizzato una specie di composito sempre per delle applicazioni in industria. Qui chiaramente ti trovi un supporto molto articolato, regolare, molto interessante. Si può usare anche per usi culinari, in Messico ci sono delle varietà che lo usano normalmente, decotti, adesivi, gomme, fibre per manufatti. Sica Lindi, questo è un sito. Ah, ecco, sì, sulla, ecco questa la non so se vi è mai capitato di vederlo. Ecco, resta sta maglia che non viene nemmeno considerata. In realtà magari può essere presa in considerazione per qualche applicazione, farci qualche pannello, non so, anche modellata con queste tecniche di come dire, col vapore normalmente si deformano tutte le fibre naturali. È molto dura? Di suo, se lo deformi, diciamo, a flessione si spezza facilmente, però se lo prendi a trazione resiste un tot. Lavorazione. Sì, qui ci fanno anche addirittura dei piani, dei tavoli. Collezione. Sgabelli. Cornici, specchiere, delle librerie, insomma, si sono inventati sta tecnica con cui ci realizzano diversi manufatti. Ok, la ginestra, questa molto interessante, le fibre hanno una elevatissima resistenza.
per via sono, diciamo, rappresentano un vero e proprio composito, la struttura della ginestra, un po' come il bambù, perché il bambù in definitiva non è l'acciaio, per esempio, è un monomateriale con una struttura molto omogenea, compatta. Il bambù invece, come si vedeva nelle immagini che avevo proiettato poc'anzi, la sezione trasversale, a seconda anche della sezione e della distanza dal centro, ha caratteristiche che sono diverse e ciò lo rende in maniera naturale un materiale composito. La sua microfibra, parlo sempre della ginestra, è inclusa in resistenti impasti di cellulosa e emicellulosa unito a leganti con la lignina. L'impiego sembra quello in campo automobilistico, anche il centro ricerche Fiat ci ha investito per realizzare plance, sportelli e altre componentistiche. La juta, i famosi sacchi di juta, molto resistenti, leggeri, il capoc, densità molto bassa, è la fibra naturale più leggera del mondo e ha una fibra cava di 2-4 cm circa. Le fibre vengono estratte a baccelli lunghi, 10-15 cm, il suo uso era limitato fino a poco tempo fa all'imbottitura di materassi, cuscini, trapunte. Di recente gli sviluppi nella filatura, che prima erano un po' il limite di questa applicazione, lo hanno introdotto anche nel settore dell'abbigliamento. La lana. Erbe palustiche sono di diverso tipo, il lino, molto, molto interessante, la luffa, una specie di spugna, anche in Sicilia, lì a Palermo, si stanno facendo degli esperimenti con questa pianta, l'ortica, sembra strano, però attraverso dei procedimenti si riesce a ricavare una fibra molto robusta, cioè vedendo l'ortica sembra una cosa delicatissima e poco resistente, invece sempre attraverso dei procedimenti si riesce a ricavare poi una fibra che risulta molto, molto resistente. La paglia, leggerissima, la palma, il papiro, il salice, il sughero, non per ultimo il sughero, non so se qua ci sono, penso in Puglia non mi pare ci siano colture, sono in Sardegna, giù in Sicilia abbiamo delle sugherete, è un materiale molto interessante intanto per la sua capacità di isolare, per la sua resistenza al fuoco, è resistentissima al fuoco, sigillare, si sta diffondendo molto nell'edilizia con i granuli mischiati a impasti di calcio, comunque di altre sostanze, si fanno le intonacature che rendono isolante all'umidità e contenitivo del calore che c'è all'interno, quindi si sta diffondendo molto. Qui c'è una tabella di materiali già utilizzati in letteratura e quale parte si utilizza. Vabbè, le più importanti che comunque già ho citato prima, l'agave, si usa la foglia, il bambù, la canapa, si usa lo stelo, il cocco, la juta, il lino e altre che si trovano. Comunque c'è un materiale infinito anche in internet, però queste sono sicuramente le più importanti. Qualche altro esempio di ibridi innovativi. Mi faceva un po' sorridere, però dico, magari fa sorridere anche loro, l'uso di piume di pollo e fibre di aspen, che è una specie di pioppo. Effettivamente non ci pensa sta piuma dei volatili, non so, vi sarà capitato, perché io da bambino ci giocavo con queste cose, sono resistentissime, però al contempo sono molto leggere e si sono inventati di fare questi compositi con queste tecnologie, perché ripeto, nel mondo industriale c'è molto interesse, quindi ripercorrendo magari i passi che facevano da bambini giocando con queste cose, stessa cosa sta facendo l'industria, andando a recuperare e magari a trovare un'applicazione e poi a creare un'economia dall'utilizzo di questi materiali. Questo è un pannello della portiera della Volvo, utilizzando diversi materiali, l'abaca, il lino e l'aiuta. Questo è un prototipo stampato con degli stampi,
mischiato a, normalmente si fanno delle miscele, quindi dei composti nascono con la fibra naturale miscelata poi a materiali plastici. A Catania con la facoltà di ingegneria abbiamo fatto delle esperienze di estrusione di materiale, un po' l'estrusione è la tecnologia che si utilizza per realizzare i tubi di plastica. E abbiamo fatto delle esperienze con un composito a base di fibra di bambù, quindi usando la matrice, quindi il materiale di base che l'azienda utilizzava in maniera ordinaria. Al posto del materiale invece che utilizzavano per fare il rinforzo, abbiamo fatto delle esperienze miscelando appunto del bambù. L'ultima parte, così come mi aveva chiesto Michele, di dare qualche indicazione circa la mappatura del bambù in Italia. Ad oggi non ci sono grossa diffusione. Per chi vuole investire in questo settore, fare delle attività, comunque può essere considerata una cosa buona, visto che ancora non c'è una diffusione. E, di contro, lì dove ti devi approvvigionare di materiale, magari c'è qualche difficoltà se lo vuoi trovare proprio in Italia, anche se già avete qualche contatto. Comunque sul lago, su indicazione del presidente Lorenzo Barra, mi diceva che sul laghi del lago di Como, Maggiore, lago di Garda, lago di Garda è facile vedere Philostachys mitis, Viri di Glauschens, nella fascia temperata da Cuneo a Trieste fino al centro si trova la specie Philostachys nigra e aurea, anche se comune un po' in tutta Italia. Queste le troviamo anche a Palermo, all'Orto Botanico, la Pseudosasa japonica, il Bambus oides un po' più raro a queste latitudini. La specie Viri di Glauschens e aurea la si trova alla selva di Paliano, Frosinone, sono circa 25 ettari, quindi un'estensione interessante, magari può essere di interesse per trovare del materiale. E qui le due specie segnalate per l'utilizzo per realizzare i telai. Viri di Glauschens e l'amabilis con cui si producono le canne da pesca. Nulla di strano, e poi comunque si possa sperimentare anche con altro materiale, si possa trovare qualche risultato interessante. Questi link, alcuni link che vi segnalo, quello dell'associazione Verde Bambù che già conoscete, Moso è un altro associato, si trova in Piemonte, a Cravanzana, Imbar, dove un'associazione internazionale, all'interno del sito trovate una ampia raccolta documentale di diverso tipo, con roba tecnica sia per la lavorazione, per la conservazione, per le applicazioni. E un ultimo sito sui materiali compositi, giusto per curiosità. Bene, io sono arrivato alla fine, vi ringrazio. Ringrazio Passi da Ciclope, il Laboratorio dal Basso, la Arti Puglia, so che l'iniziativa si avvia anche all'interno di un progetto più generale. Spero di avervi dato qualche input, un contributo verso il vostro progetto. Sono anche disponibile nel futuro se avete bisogno di qualcosa, dato attraverso Michele avete i miei riferimenti, quindi se posso esservi utile, ben volentieri. Speriamo di continuare a sentirci, di fare delle cose buone. Io ho una domanda. Sì. Prima abbiamo parlato delle prove di resistenza, abbiamo comparato i metalli al bambù. Qualche settimana fa, proprio presentando il laboratorio, sì, parlavo con un ingegnere, con uno che ne sa, a quanto pare, di prove di resistenza, cioè per capire come vengono, sì, poi effettivamente effettuate. Allora, quello che io mi chiedo, no? mi diceva per esempio la trazione: tu prendi un tondino di tot diametro, ci metti un peso sotto, crescente, capisci quando comincia a snevarsi, quando comincia a spezzarsi, e da là trae il dato che poi è la resistenza alla trazione, sì, no? Ma quello che mi chiedevo io, quanto sono validi questi dati che abbiamo visto oggi rispetto alla
all'utilizzo, nel senso che il tubo di acciaio di alta gamma ha uno spessore, diciamo, di 0,6. Sì. No? Il tubo di bambù che tu usi per la bici non è 0,6, sarà 6-8 mm. Sì. Cambia di molto. Allora, secondo me, intanto bisogna distinguere, se vuoi fare delle prove per identificare le caratteristiche strutturali del materiale bambù o della canna bambù. L'esempio riportato dalla persona con cui ha colloquiato sicuramente faceva testo di una prova eseguita sulla canna di bambù. In realtà le prove che si fanno in... parlava dell'acciaio in realtà, non... Ah, dell'acciaio in generale. In realtà allora puoi fare due tipi di prove. Ci sono delle prove di laboratorio, sono quelle scientifiche, e molti di quei dati che ho proiettato prima fanno testo a questo tipo di prove, che consistono nel ricavare dallo spessore della canna delle provette secondo delle norme che ci sono in letteratura, e devi ricavare la provetta con una determinata geometria, sapendo chiaramente il tipo di bambù che vai a prendere, il grado di stagionatura, che impatta molto, tant'è che in una delle slide precedenti ho presentato dei dati che sembrano molto simili, fatti sulla stessa specie di pianta, però a secondo di chi ha condotto la prova, perché anche il metodo deve essere replicabile, a secondo del grado di stagionatura, di umidità, delle condizioni ambientali, i risultati possono essere differenti. Quindi uno è anche della struttura interna che può variare, no? Esattamente. Cioè da prova a prova. E chiaramente devi anche avere ben come dire, chiaro da quale parte della canna hai preso il tuo provino, perché lo puoi prendere nella parte basale, nella parte mediana o nella parte esattamente. E detto questo, a parità di condizioni tu ti fai la tua prova. Normalmente le prove più classiche si fanno sono quelle di trazione o compressione, sono anche le più semplici, perché vai a realizzare, si chiama provino ad osso di cane, perché realizza, è una sagoma molto semplice, immagina banalmente come una bacchetta rettangolare con gli estremi un po' più grossi, che servono proprio per l'afferraggio. La prova ha l'obiettivo di esaminare la sezione media del provino. Fissi all'estremità di macchine che esistono presso i laboratori il tuo provino, eserciti il carico, hai un strumento software che ti dice il comportamento del provino a seconda del carico, con un grafico, e ti dà le caratteristiche, e questo è un metodo scientifico sul materiale che ti dà già un'indicazione sulle caratteristiche del materiale. Cosa diversa poi l'utilizzo, perché il vostro obiettivo, che vado in quella direzione, è di utilizzare il materiale, e no, difficilmente utilizzerai il materiale preso estratto dalla parete del bambù, perché significherebbe usare dei pannelli realizzati magari con delle impiallacciature. In realtà userai una canna che ha i nodi, gli internodi e quant'altro. In questo caso devi prendere in esame la caratteristica strutturale, che tiene conto sì delle caratteristiche del materiale, e sono quelle che ti dice la prova di prima, ma sono impattate anche dalla geometria della canna, perché la canna ha una sua geometria. Basta pensare alla sola presenza dei nodi. I nodi, tu immagina se c'è il nodo o se non c'è il nodo, vedrai che il comportamento è completamente diverso. Confronti con un tubo di una bicicletta ordinaria, non ha il nodo, la canna di bambù ha il nodo, e quindi a seconda anche della porzione che esamini, quindi quanti nodi avrà quel troncone di canna, come lo ancori, quindi le estremità, se devi fare una prova per esempio a trazione, compressione, sono quelle più facili da eseguire, potete anche mettere su in casa, è chiaro che presterei attenzione, e sono quelle che a mio avviso dovreste fare poi per specializzare un po' come direttamente sul telaio fatto. No, lo farei in prima battuta sul pezzo, sul troncone, quindi cercare di standardizzare intanto i pezzi, le barre di bambù, e quindi replicarle. Sicuramente il collega che verrà poi più, Michele che terrà il laboratorio di costruzione, sarà molto più esperto, ma credo di convenire con l'idea, dovremmo essere allineati sull'idea di prendere dei tronchi che sono molto simili.
come anche internodi, come diametri, come spessore, perché è solo così che hai poi dei risultati, come dire, standard. Devi sapere la tipologia di bambù, il grado di stagionatura, quanto ha stagionato, dove, il grado, il contenuto di umidità. Per esempio Matteo mi diceva, ha fatto anche delle prove, cose che potete anche attrezzarvi pian pianino, per capire il grado di umidità che ha la canna, quindi fare delle pesature anche a distanza, anche per conoscere meglio la pianta, fare delle pesate a distanza di tempo dopo averlo fatto essiccare e vedere come modifica il peso, perché è chiaro che va a perdere del liquido e peserà via via sempre meno. Detto questo, per ritornare alla domanda, quindi eseguire delle prove su tronconi omogenei, quindi specie nota, grado di stagionatura nota, internodi noti, diametri, spessori, e prestare molta attenzione poi alla realizzazione dei giunti per eseguire la prova, che possono essere realizzati, come diceva la persona con cui ti sei interfacciato, con delle magari con dei gruppi conici come quelli che usi per la struttura, quindi ancorandoli all'interno senza però intaccare chiaramente la struttura della canna stessa. In qualche modo si devono fissare all'estremità e poi applichi dei carichi noti. Lo fissi magari superiormente, sotto ci applichi un peso noto e successivamente lo fai aumentare. Per esempio, un'idea che ti posso lanciare è quella di applicare banalmente un supporto, un contenitore all'interno del quale mettere, successivamente riempirlo con acqua, in maniera tale che puoi fare una prova continua e spendendo praticamente nulla, almeno di quel po' d'acqua che ci devi mettere. Quindi riempire gradualmente e vedere quanto ti resiste. Non so se ho risposto alla domanda, con le due bisogna discernere sempre se parli del bambù materiale o bambù struttura, perché già quando prendi una canna è struttura, quindi il comportamento alla sollecitazione può essere più o meno diverso. Ma quindi, diciamo, salvo fatto per il nodo che può cambiare comunque notevolmente la struttura, non ho possibilità di comparare un tubo in acciaio cromolibdeno con una canna di bambù, a meno che non... Questo lo puoi fare sempre con la stessa tecnica, però con l'acciaio, come hai visto, il modulo di elasticità è, certo, circa 10 volte superiore, quindi se porterai a rottura la canna, insomma, più o meno facilmente, con l'acciaio e poco ti servirà, perché comunque hai dei dati in letteratura. Comunque sono cose che anche da questo punto di vista, se serve qualche indicazione in più anche per i test, magari ve la do volentieri, per capire magari come condurre qualche test e poi dal risultato se va bene, oppure se è necessario avere una canna che possa resistere un po' di più, oppure se è sovradimensionata, perché no, e quindi cercarne una con uno spessore più piccolo, un diametro più piccolo e qui per alleggerire la struttura. Certo. Nelle prove che ha visto, ha avuto occasione di visionare, le sollecitazioni vanno a influenzare la parte uniforme o il nodo? Cioè dove c'è la rottura? La rottura è nell'internodo, cioè tra nodo e nodo, perché chiaramente per una... come dire, per geometria è chiaro che il nodo è quello più resistente. Lì, più resistente, tra l'altro, si formano le concentrazioni e gli sforzi. La rottura avviene a metà del nodo. Sì, a metà del nodo, normalmente. Quello è la parte del nodo, è proprio perché è piena e resistentissima. E nelle lavorazioni fatte si lascia sempre la parte piena o si può comunque rendere cavo tutto il tubo? Lo puoi fare con magari delle queste frese a tazza, potete provare con perdendo delle, comunque parte della struttura. Ma guarda, di base non credo ci sia necessità di toglierlo. Tu dici sempre con l'applicazione per le bici? Sì. Di base non lo toglierei. Perché fa struttura. Comunque devi fare... No, più che altro per poter avere la possibilità di avere di resinare anche dentro. E questo per quale motivo? Per creare la stessa struttura, uniformità di struttura che si crea con la resina esteriormente. Dici per renderla più resistente. E... come dire, se hai un'esigenza effettivamente che vedi che la tua struttura non ti sostiene, e allora mi porrei giustamente questa domanda molto interessante, perché dici vado a fare anche l'interno, però se la tua struttura ti sostiene, basta. Cioè non la sofisticare in un momento.
per esempio potresti anche fare dei semplici fori e metterci dentro qualcosa, magari con spruzzo, ricordati, anche perché con, se fai bene, magari poi una sonda, sì, un sondino, ci spruzzi dentro il materiale a spruzzo e poi lo rigilli, polistirolo espanso, per esempio, anche leggero, sì. Che poi tutto costa, cioè fare togliere il nodo, anche perché lo devi fare in maniera regolare. Se la presa ti va a incidere in maniera non assiale, magari rischi e non è che lo vedi facilmente poi. Cioè o lo fai in maniera molto regolare, il foro, ma se la presa non va in maniera perfettamente assiale ti può incidere pure il fianco. E quindi da una parte vuoi irrobustire, ci tolgo il nodo, mi resisti di più, però dall'altra parte se vai a incidere poi la parte interna della canna magari fai un danno. Di base io lascerei così. Sì, per esempio forare per mettere del materiale dentro può avere senso. Bene, allora. Ok, grazie ancora. Grazie a te. Alla prossima. Grazie.